Buonasera, miei piccoli adoratori di cuffiette. Finalmente sono arrivati i nuovi AirPods, più magici che mai. Ebbene sì, sono già pronti per tutti i tuoi dispositivi. Li indossi e tac! Si collegano all'istante, avvolgendoti in un suono di altissima qualità. E tutto avviene come per magia. Wow! Ma cosa avranno questi nuovi AirPods di così interessante? Allora, praticamente chiedilo a Siri. Cosa che secondo me già doveva essere inserita nei vecchi auricolari. Poi sentiremo che performance, perché hanno un nuovo chip. Quindi c'è scritto che permette di attivare Siri con la voce e riduce fino al 30% la latenza nei videogame. Vabbè, se uno non gioca, chi se ne frega. Poi un riposino per ricaricarsi. Per ridare energia ai tuoi AirPods ti basta riporre la nuova custodia di ricarica wireless. Vabbè, questa è l'unica cosa interessante secondo me di questi nuovi auricolari. 24 ore di libertà, oltre 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica, oltre 5 ore di ascolto con una sola carica, con solo 15 minuti di carica e fino a 3 ore di ascolto. Vabbè, c'è un implemento di tempistiche, mettiamola così. Va bene, facciamo acquista, mi hai convinto. Non è affatto vero. Comunque, vediamo un po' cosa ci offre. Scegli i tuoi AirPods. AirPods con custodia di ricarica wireless, e vabbè, ci mancherebbe, pochissimo, 229 euro, oppure senza, 179, quindi lo stesso prezzo delle precedenti, oppure c'è la custodia di ricarica per chi vuole aggiungerla alle vecchie, anzi ai vecchi AirPods. Vabbè, sono maschi, auricolari, le cuffie, vabbè, la stessa cosa. Quindi, se voi avete un vecchio modello, e la matematica non è un'opinione, 179 più 89, 268 euro. Quindi costa di più un, diciamo, un kit mezzo nuovo e mezzo vecchio che le AirPods, anzi gli AirPods, scusate, ma proprio non mi viene da farli passare per maschi, che praticamente costano 229 euro. Vabbè, ok. Quindi, allora... Tutte queste novità io non le vedo, onestamente. Vabbè, per chi non ha le vecchie è chiaro che potrebbe decidere di comprare le nuove. Però, vabbè, praticamente paghi il... Ehi, Siri, l'ho detto dopo perché sennò qua si accende tutto e forse anche da voi che state vedendo questo video. E poi perché c'è questo implemento di durata, di ore, per fare questo e quello. Vabbè. Secondo me, a meno che non sia dei manager con cui si ha un rapporto strettissimo con vari dispositivi, non credo che in una giornata una persona possa stare tot ore al telefono e tot ore ad ascoltare musica, o anche, vabbè, magari con le console può essere, perché c'è anche chi ci sta 10 ore di fila, però io parlo comunque di un utente cognitivamente presente. Quindi secondo me io passerei oltre, onestamente, a meno che non ti si rompano i vecchi modelli, cioè quello nuovo, vabbè. Quindi niente, per me non è un valido acquisto. Comunque, passando ad altro, volevo consigliarvi questo canale di RobyMail81, che, visto che si parlava di gameplay, magari lui è uno di quelli che sta 10 ore. No, vabbè, comunque. E l'ho conosciuto perché ha commentato sotto a un mio video in cui parlo del copyright, e quindi ci siamo scambiati un po' di battute. È una persona molto simpatica, questi sono i suoi video. Se qualcuno è interessato alla tematica di questi gameplay, anche se comunque sono test, cose di questo genere qua, non vorrei aver detto una cazzata sui gameplay, ma penso ci sia anche questo. E poi ha fatto un video anche lui sul copyright, molto interessante, che vi consiglio. Questo qua, ho preso uno strike per copyright, perché dice delle cose che anch'io non conoscevo, tra l'altro. Quindi, tornando sugli AirPods, io
non li consiglio a chi ovviamente ha acquistato quelli vecchi magari anche da poco. E in ogni caso, tutte queste novità che vuole farci, che vuole inculcarci Apple, non ci sono. Ecco, quindi almeno rendili impermeabili, non lo so, cambia color, fai qualcosa, cioè, vabbè. Niente, quindi per questo video è tutto. Buon acquisto o non acquisto, e ci vediamo al prossimo video.